Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video nel quale vi andrò a parlare di due introduzioni che abbiamo scoperto tramite gli ultimi trailer di Pokémon Sole e Luna. Sto parlando più in particolare della possibilità di creare una nuova Lega Pokémon ad Alola e del fatto che ci siano personaggi famosi appartenenti a vecchie versioni di Pokémon all'interno di Pokémon Sole e Luna. In particolare andremo ad analizzare il ritorno degli allenatori più conosciuti del brand Pokémon, ossia rosso e blu. Prima di iniziare, visto che evidentemente ce n'è bisogno, vi ricordo che le opinioni che vi andrò ad esporre in questo video sono appunto opinioni, di conseguenza non ha senso insultare come nello scorso video per tali opinioni. Detto ciò, possiamo iniziare appunto con il video. Iniziamo a parlare della possibilità di creare una Lega Pokémon all'interno di Pokémon Sole e Pokémon Luna, una possibilità che in realtà era già stata annunciata da quel famoso leaker che annunciò anche l'assenza totale di palestre all'interno dei giochi di settima generazione. Di conseguenza era comunque abbastanza prevedibile questa cosa. C'è da aggiungere anche che di questa Lega il nostro personaggio sarà il campione. Difatti, andando a parlare con Rosso e Blu all'albero della lotta, Blu dirà questa frase, ossia questo è uno scontro fra campioni, quindi Blu sta affrontando un campione e il personaggio di Sole e Luna sta affrontando un campione, di conseguenza mi sembra evidente che il protagonista di Pokémon Sole e Luna sia appunto campione della Lega di Alola. Ora, vi ricordate quel video che avevo fatto tempo fa riguardo al fatto che l'anime e la trama del videogioco potessero essere collegate e Ash potesse avere gli stessi obiettivi dell'allenatore di Pokémon Sole e Luna e di conseguenza potesse essere che Ash vincesse la Lega Pokémon come avrebbe fatto, o meglio, che Ash riuscisse a mettersi a capo di questa Lega Pokémon che lui avrebbe creato come avrebbe fatto il personaggio di Alola? Bene, ora abbiamo la conferma perlomeno del fatto che il protagonista di Alola sarà campione di una Lega creata dal nulla, sarà il primo campione di Alola mai visto all'interno della suddetta regione. Considerando anche il fatto che anime e Pokémon sembrano collegarsi molto di più di quanto non si potesse pensare, vedi ad esempio il Greninja di Ash che otteniamo nella demo e che potremo trasportare all'interno dei giochi ufficiali, penso che quella teoria che feci tempo fa stia insomma ricevendo qualche punto a favore dopo gli annunci ultimamente rivelati. Detto ciò, dato che abbiamo parlato di rosso e di blu, andiamo ad analizzare la loro situazione. Alla faccia di quelli che dicono che critico sempre, visto che c'è gente che lo dice, la cosa mi ha fatto davvero molto piacere inizialmente. Ne sono stato esterrefatto, wow che figata! Potrò affrontare Rosso, Blu, Camilla, vabbè Lino, non frega niente a nessuno di Lino, ovviamente scherzo, qualcuno, so che a qualcuno piace Lino effettivamente, ma è un personaggio che non mi ha mai ispirato, però opinioni personali. E appunto sono stato molto contento del fatto che si potessero riaffrontare, che fosse stato questo fanservice, che è quello che ho criticato nello scorso video riguardante Sole e Luna, ma che io critico nel momento in cui accadono delle cose che non mi vanno molto a genio, come quella di Incineroar, ma lasciamolo perdere, visto che ha creato troppo casino. In realtà volevo anche farci un video risposta ad alcuni, però poi ho detto che sono opinioni personali, non c'è bisogno che mi metto a contestare le vostre opinioni personali, perché poi cadrei in contraddizione io stesso, e se uno è stupido e insulta non è un mio dovere fermarlo, insomma. Passiamoci sopra e amen, questa gente crescerà e capirà come gira il mondo. E mi sembra assurdo che lo debba dire io che ho neanche 17 anni su YouTube, però vabbè, che ci possiamo fare. Dopo questa piccola parentesi fatta volutamente per istigarvi un pochettino, ci tenevo a esprimere un mio piccolo dubbio, che più che dubbio è una sensazione che ho provato dopo averci ragionato a freddo su questa cosa. Non so se è capitato anche a voi, io mi sono confrontato con qualcuno, effettivamente noto che non sono l'unico a provare questa sensazione. Il fatto che non tanto Blu sia tornato nei giochi Pokémon, ma che ci sia Red, secondo me, lo avrete capito anche dal titolo, spezza un pochino quella magia che c'era nel personaggio di Red, insomma, spezza quelle teorie sul Monte Argento, sul fatto che potesse essere il fantasma di Red, quello sul Monte Argento. Insomma, rompe, fra virgolette, questo tabù di Red lì fermo sul Monte Argento, che nonostante non abbia mai avuto una spiegazione in sé per sé,
era comunque una fonte di discussione, era una sorta di mistero irrisolto che rendeva la trama Pokémon, soprattutto quella di prima generazione, piena di quel fitto mistero che sempre è stato, fra virgolette, quello che poi ho trattato sul canale. Quindi è bellissimo che ci sia Red nei giochi Pokémon. È bellissimo il fatto che lo abbiano invecchiato. Il design è contestabile, per carità. Però il fatto che l'abbiano invecchiato, il fatto che questo invecchiamento stia a significare i giocatori di Pokémon che hanno iniziato con Red e che adesso, a distanza di 20 anni, sono invecchiati con lui, è davvero una cosa intelligentissima. Avrebbero probabilmente potuto mettere un Red ragazzino con dei vestiti alla Red, fra virgolette, e comunque fare un fanservice migliore. Invece hanno preferito fare una cosa molto bella di cui sono felice. Ma secondo me, allo stesso tempo, questa cosa qua rompe un po' la figura di Red, contorce la figura di Red, che per noi è sempre stato un ragazzino di 10-13 anni sul Monte Argento, e lo riporta quasi a un personaggio normale. E non è che la cosa non mi piaccia, ma mi ha creato questa sensazione un po' di... Però, mi volevo bene a Red. Che poi lo so che è stato utilizzato anche al Pokémon World Tournament di Nero 2, ma lì era una cosa molto più scialla, lì Red lo vedevi per un attimo, t'affrontava, andava via. Qua invece ce l'hai lì, proprio di fianco, che parla. Red non parla mai, cogliona. E c'ha il potere del mega bracciale, molto probabilmente, se non del mega bracciale, probabilmente della mossa Z, ora non lo so. E nulla, questa cosa qua mi ha messo un po' in questa situazione di non so... E quindi ci terrei a sapere anche la vostra opinione qua sotto, quindi il video è finito, lasciate un commento soprattutto riguardante quest'ultima parte che mi interessa molto. E nulla, se il video vi è piaciuto vi invito anche a lasciare un mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale. E noi ci becchiamo in un prossimo video.